Ospite di oggi in studio Alessandro Smania, direttore marketing di Mantrack Bus Italia. Benvenuto. Grazie Pamela e un caro saluto a tutto il vostro pubblico. Allora, sappiamo che la IA di Hannover si è conclusa da poche settimane. Ecco, si è respirata comunque aria nuova e voi avete presentato delle novità e soprattutto quali? Ma sicuramente Hannover è stata una vetrina molto importante per Man. Abbiamo presentato diverse novità sia in termini di prodotto che di servizi. Ma lasciami dire che la stella protagonista del nostro stand era sicuramente il nuovo motore di 38, un 15,2 litri, 6 cilindri in linea, nella quale i nostri ingegneri hanno racchiuso tutto il massimo stato dell'arte in termini motoristici, con un obiettivo ben preciso: non era quello di superare o raggiungere nuovi traguardi in termini di cavalleria, ma di avere il più efficiente, potente e affidabile motore nella sua classe di peso. Peso che è stato ulteriormente alleggerito grazie all'utilizzo di importanti materiali innovativi e anche molto leggeri, di quasi 160 kg rispetto al precedente, che appunto è molto importante per gli autotrasportatori. Ma un veicolo, un motore che ha moltissime innovazioni, da struttura appunto molto più leggera, da un raffreddamento che parte dall'alto per andare a intervenire subito su quelli che sono gli elementi con il maggiore sbalzo termico, ha una coppa dell'olio brevettata che permette di ridurre sia il peso ma di avere anche minor rumore interno. Quindi tantissime novità che però invito i vostri telespettatori a seguire direttamente dal vivo nei prossimi test che ci saranno su strada. E sicuramente sarà così. Invece voi come affrontate il settore del trasporto professionale italiano e quali soluzioni offrite ai vostri clienti? Ma allora lasciami dire che sicuramente la nostra gamma di prodotto è una gamma molto ampia, che parte dai veicoli della distribuzione per andare poi a completarsi nei veicoli cavacantiere e lungo raggio. Una gamma che si caratterizza per numerose varianti in termini di potenze, peso, passi, capacità di allestimento e via dicendo. Oltre a moltissimi servizi a completamento di questo, dai servizi finanziari ai servizi di guida economica e sicura, ai servizi telematici, ai contratti di manutenzione e riparazione. Però io penso e sono convinto che oggi bisogna fare di più e come uomo di marketing sono molto contento di poter annunciare proprio in questo studio un recente progetto che abbiamo fatto con un nostro cliente. Si tratta dell'azienda Alpetrans di Marostica, in provincia di Vicenza. È un'azienda leader specializzata nel trasporto a temperatura controllata e con questa azienda e con il suo titolare Dino Tolfo abbiamo realizzato un video promo comunicazionale. E in questo video è possibile vedere non solo quello che l'azienda Alpetrans è in grado di fare per i propri clienti, ma quello che è il nostro ruolo come costruttore e partner nel trasporto per rendere più competitiva e redditizia questa azienda. Perfetto, il tempo a disposizione per questa puntata di Tracking News termina qui, ma io voglio ricordare a tutti i telespettatori che se volete seguire integralmente l'intervista ad Alessandro Smania potete farlo andando sul sito di trasportocommerciale.it. Appuntamento alla prossima edizione di Tracking News. Grazie, arrivederci. Arrivederci a tutti.